Convegno nazionale all'Aurum con esperti, amministratori e rappresentanti delle forze dell'ordine provenienti da diverse regioni. Si è discusso di videosorveglianza urbana integrata e corretto trattamento dei dati personali, il progetto Pescare e le buone pratiche per la valorizzazione dei percorsi condivisi. L'evento è stato organizzato dall'ANCI con il patrocinio dell'amministrazione comunale, moderato dalla collega Luca Pompei, presenti come relatori esperti nel settore della sicurezza urbana, di condivisione di dati, di percorsi e processi tra le forze di polizia. Tra gli altri sono intervenuti il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, il sindaco Carlo Masci, l'assessore alla sicurezza urbana Adelchi Sulpizio e la responsabile per l'ANCI delle polizie locali Andrea Scordella. In particolare il sindaco Masci e l'assessore Sulpizio hanno evidenziato come a breve saranno messe in rete 500 videocamere di sorveglianza per monitorare la città, ma salvaguardando nello stesso tempo i dati sensibili dei cittadini. Ma noi stiamo ultimando ormai i dettagli. È un impianto che ricordiamo di oltre 1,5 milioni di investimenti, che prevederà il cuore pulsante nella control room, dove tutte le immagini, tutte le telecamere verranno in presa diretta proiettate, e ci sarà poi l'intelligenza artificiale a supporto dei vigili, che con degli alert andrà anche a dire quali sono situazioni in quel momento, quel contesto di pericolo, dove bisognerà intervenire immediatamente. Per esempio, avremo la lettura target che ci consentirà di avere in situazione pressoché reale tutte le macchine che eventualmente rubate entreranno su Pescara. Diciamo che è un qualcosa di veramente interessante per la privacy e la tutela dei nostri cittadini. Agostino Ghiglia, componente del Garante per la privacy, come è possibile conciliare la videosorveglianza, come in questo caso a Pescara, con i dati sensibili delle persone? È un equilibrio molto delicato, serve una valutazione di impatto preventiva che il Comune di Pescara ha effettuato. L'equilibrio è tra la libertà dei cittadini e la loro esigenza di sicurezza. Sono due forme di libertà che devono andare assieme, che devono trovare un bilanciamento corretto da parte delle istituzioni. Noi confidiamo che il Comune di Pescara lo abbia fatto nella maniera più adeguata possibile, siamo sicuri di questo, e quindi questo può sicuramente portare dei vantaggi al territorio, senza dimenticarci però che anche la riservatezza è un valore.